sento un po' turista oggi, ma stiamo facendo una passeggiata a Venezia e incrociamo questo ragazzo qui in questa birreria qui, famosissima birreria Zanon, perché facciamo una nuova recensione di un prodotto che è questo che ho sulle spalle, ovvero il mio Mavic, lo zaino per il suo Mavic. Chiedo al buon Luca se mi tiene la telecamera, che così vi faccio vedere cosa tengo sulle spalle e come funziona questo zainetto. È veramente veramente interessante. L'azienda che lo produce la trovate qui sotto nell'info box, in modo che possiate andare a vedere dove acquistarlo e a curiosare appunto le varie peculiarità. Ma intanto vi mostro come funziona. Partiamo dalle impressioni che ho. Lo zaino rigido, quindi comunque è sicuro, e anche per quanto riguarda le botte non abbiamo nessun tipo di problema. Tra l'altro ha degli spallacci molto morbidi e sotto è in tessuto, ma comunque l'interno è duro, ha la possibilità di assorbire gli urti in maniera buona. È strutturato molto bene perché ha un sacco di spazio, ma ha anche alcuni difetti. Andremo a far vedere sia i pregi che i difetti di questo zaino. Innanzitutto, dando un'occhiata a quello che era il prodotto che viene dato da DJI con il combo per il Mavic, è effettivamente molto più ingombrante. Però c'è da dire che questo non riesce a contenere tutti i prodotti, mentre quest'altro zaino riesce a contenere anche innanzitutto 4 batterie contro le 3 batterie che riusciamo a far stare dentro alla valigetta del Mavic, alla borsella del Mavic. Ma soprattutto abbiamo una tasca aggiuntiva dove possiamo in questo caso mettere un landing pad, ma vedete che è talmente grande che ci può stare anche magari un computer, un MacBook, magari un 13 pollici, non di più, però insomma ci sta anche un computer. Abbiamo le tasche sia per le penne, anche se andiamo a volare e non so a cosa possano servire delle penne, per compilare il logbook potrebbero servire delle penne se siete operatori riconosciuti. Qui invece abbiamo appunto un'altra taschina, ma vediamo come funzionano le varie tasche che ci sono. Punto di forza sono effettivamente questo materiale che è molto molto resistente. Qui ci sta tranquillamente il nostro Mavic. Primo difetto dal mio punto di vista di questo prodotto è che chiudendo questa sicura, che non riesco a capire a cosa possa servire perché non fissa bene il Mavic, non fissa il radiocomando, quindi chiudendolo effettivamente quello che fissa è questo, se abbiamo qualcosa qui all'interno. Però chiudendolo andiamo a bloccare la possibilità di inserire una batteria qui dentro, perché vedete che se io metto la batteria non ha particolarmente senso. Abbiamo la possibilità di caricarci 4 lipo e male non ci fa. Qui in questo caso abbiamo messo anche all'interno il charger della DJI, il charger da macchina. Abbiamo la possibilità di inserire anche il charger da casa, in questo caso non ce l'abbiamo perché eravamo fuori quindi il charger da casa non ce lo siamo portati dietro, ma vedete che comunque avanzano parecchi buchi. Non è un prodotto costosissimo. Lì mettiamo dentro anche il landing pad. Volete vederlo il landing pad? Sarebbe di un'altra recensione effettivamente, però dai, ci diamo un'occhiata. Viene sempre fornito dalla stessa azienda. Le conoscete le Tender 2 Seconds, quelle della Quechua? Ecco, effettivamente è lo stesso. Quindi qui abbiamo dei picchetti per fissarle a terra. E poi un landing pad apribile con la H e una comoda borsina per andare a richiuderla, perché altrimenti vi salta a destra e a sinistra, compresi i vari picchetti che partono di qua e di là. Siamo in una città in cui non si può volare, quindi sfortunatamente non posso fare il voletto con il Mavic che avrei voluto fare. Però dai, se non altro abbiamo dato un'occhiata. Però è vero che in laguna ci sono i pirati. In laguna ci sono molti pirati. Io non puoi in questa città, anche se sarei tentato, essendo la mia città natale, effettivamente. Quindi questo è lo zaino. Le dimensioni, come vedete, sono più grandi della dimensione classica dello zaino del borsello della DJI, però insomma, se abbiamo bisogno di avere un po' più di spazio, questo può essere una soluzione ideale e ad un prezzo umano, perché parliamo di 30-40 euro più o meno sul sito
che vi linko qui sotto nell'info box. Quindi che altro vi posso dire? Vi terrò aggiornati, perché la stessa azienda mi ha mandato anche un caricabatterie multiplo, una figata di caricabatterie, perché carica tutte e tre le batterie del Mavic contemporaneamente, più due prese USB, ma ne parleremo magari nella prossima recensione. Rimanete connessi nel mio canale, iscrivetevi qui sotto, cliccate mi piace e ci vediamo con la prossima recensione. Ciao! Ah, di cosa ti lamenti? Non mi lamento di niente. Non ti puoi lamentare, cioè guarda dove siamo, guarda. Allora, ti dico che a prova della barca si sporca di... A prova della barca si sporca. Guarda che scioccheria, guarda... Il tramonto non si vede benissimo perché si vedono meglio le nostre facce, effettivamente. Però, insomma, non ci lamentiamo. Questo è un vlog. È un vlog per iniziare a parlare del mio viaggio che partirà... Domani? Dove? Sì? Sì, vado a Mosca. E cosa fai qua? Beh, sono venuto a trovare un amico, a bere qualcosa, a mangiare qualcosa con lui e a fare delle recensioni di alcuni prodotti che potete vedere qui. E probabilmente nel mio canale YouTube, qui in alto. Però uno di quei prodotti è già mio comunque. Uno dei prodotti è già stato dato via praticamente. Sì. Ed è lo zainetto. Eh sì. Forse anche caricabatteria. Dovremmo andare a vedere. Vediamo.